Eccolo stile lo magno, ragazzi, sono tutti quanti carichi arzilli nel canale. Un'altra serata scoppiettante, piena di news. Non saprei neanche io da cosa partire, però piano piano andremo a segregare le notizie e separarle in base a quello che c'è da dire e andare a svilupparlo in maniera critica con le mie opinioni e poi chiaramente mi direte anche le vostre nei commenti. Partiamo però con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivo Lamagna vi ringrazia di esserci sempre in questi mesi, di darmi tanto supporto. E un altro abbraccio calorosissimo a tutti quegli iscritti che da tanto hanno deciso di seguirmi con grande passione. Passiamo alla perla della giornata, perché ci sta una grande bomba, una stivellata delle mie, che tra l'altro è stata sussurrata anche da Luigi, che saluto, e ci siamo praticamente scambiati telepaticamente questa notizia. Che però potrebbe prendere piede, perché la Juve, come sapete, sta andando verso un processo di svecchiamento molto lento, come avete notato, ma da gennaio, come avevo già annunciato tramite Elkan, la Juve farà sul serio, cioè comincerà veramente ad andare su giovani talenti in prospettiva da far crescere. Tra questi c'è un trequartista della fascia sinistra, solo 21enne, che tra l'altro gioca titolare nell'Ajax già in pianta stabile, è stato anche partecipe del famoso 1-5 dell'Ajax con Poker di Allé in attacco. E parliamo di Anthony, che è il nickname di Anthony da Silva, appunto dell'Ajax, che è un giocatore veramente promettente, che potrebbe veramente farci comodo sicuramente, perché un trequartista ci serve. Avevo già fatto il nome di Dani Olmo, ma anche quello è un po' più difficile che venga da noi, è classe 98, già ambito da tanti club. Anthony è un ragazzino su cui non ci sono ancora tanti occhi puntati, proprio perché si sta ancora facendo conoscere. La valutazione è di 25-30 milioni circa, non è una cifra piccolina, però è il momento giusto per andare a prenderlo, perché poi lieviterà, come sapete, come è successo con altri giocatori molto forti. Però il problema è che il fatto che nell'Ajax, che è una squadra diciamo media ancora a livello di roster, di UEFA, può garantirci di andare a investire questi soldi. Dato che l'abbiamo fatto per Locatelli in maniera dilazionata e su Ken. Comunque, investendo su giocatori che ancora adesso non sono fenomeni, ma in prospettiva potrebbero diventare dei grandi campioni, potremmo farlo anche per questo tipo di giocatore qua. E chiaramente all'estero è molto più difficile fare trattative dilazionate come in Italia, perché non vogliono sentire ragioni i procuratori e anche i dirigenti delle società, vogliono soldi subito. Quindi diciamo che in questa situazione sono più agevolate le squadre dell'estero, quindi il City, il Tottenham, l'Arsenal, il Paris Saint-Germain, la Real Madrid e il Barcellona, perché hanno a disposizione delle grandi finanziarie che appunto gli danno i soldi e poi capitali ingenti rispetto ai nostri, che purtroppo non abbiamo garanzie a livello di sponsorship e di marketing come hanno loro. E chiaramente la città di Torino non è un polo d'attrazione come può essere Londra, Parigi, Madrid e Barcellona, quindi siamo un po' svantaggiati da questo punto di vista, e ultimamente il blasone della Juve è un po' calato, quindi faremo fatica sicuramente ad andare su questi top talenti per primi, ma Cherubini deve provarci, se non altro per farsi notare, per far vedere che l'incubo Paratici, il fantasma di Paratici è ormai passato, e comunque lui è in grado, con l'appoggio di Arrivabene, che è la nostra ID, di fare una rivoluzione generale, appunto per riportarci sul trampolino di lancio per l'Europa, per essere sul gradino più alto del podio. Quindi auguriamoci che questi nomi piano piano vengano anche da noi, altrimenti se non abbiamo una struttura di giovani forti non possiamo mai ambire a diventare delle squadre, appunto tra le prime 8 e le prime 4 d'Europa, perché purtroppo, come abbiamo visto, andando a prendere parametri zero o giocatori top che hanno vinto le Champions in altre squadre, portarli da noi non è sostenibile, perché questi calano di rendimento e ti trovi senza struttura, appunto di base, formata da giovani talenti cresciuti da te. Ed è quello che ha capito forse 10 anni fa il Bayern, il City, il Barcellona e il Madrid, e hanno cominciato a farlo molto prima. Infatti sfornano talenti pazzeschi come Vinicius Junior, come Valverde, come Militao, potrei citarvene tantissimi. E quindi ecco, con la Juve secondo me si sta allineando in questo tipo di psicologia, di mentalità nel mercato. E quindi auguriamoci veramente che capiti. Poi l'altro argomento di cui volevo parlarvi assolutamente è il discorso legato a Raiola, e molti l'hanno sviluppato in queste ore e ci tenevo anch'io a dire la mia, perché stiamo diventando veramente dei fantocci, praticamente delle amebe manipolate da lui. E purtroppo Nedved, che è il nostro vicepresidente, tra l'altro promosso da Agnelli per il suo grande operato, non ha ancora capito come stare lontano dalla sua morsa e cercare di mediare con lui, perché un'amicizia nel business non esiste. Lui è ancora convinto che Raiola sia l'amichetto di turno, capito, che faccia le trattative con la Juve perché c'è l'amicizia di vecchia data. In realtà,
ci sfrutta perché noi paghiamo bene e in orario e lui ha la garanzia di beccarsi le commissioni. Quando invece noi gli diamo garanzie, lui va da un altro. Quindi noi dobbiamo capire che Raiola può essere un appoggio per certe trattative, ma su giocatori che però noi li riscatteremo, li terremo nostri, non giocatori che poi verranno tenuti come ostaggio da Raiola da noi per poi essere venduti all'estero e fare ricche altre società come il PSG ed altre. Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Dobbiamo veramente guardarci attorno dall'atteggiamento di Raiola perché potrebbe, in un momento critico dove possiamo risalire di nuovo la china, darci il colpo di grazia. E con chi? Con De Ligt, che appunto potrebbe andare via con 150 milioni di clausola pagata da grandi club, e sarebbe una grossa perdita per noi, e Pogba, che vorrebbe diciamo buttarcelo dentro prendendosi anche la commissione, quindi dobbiamo stare attenti alle formule di acquisto di Pogba, non perché non lo voglio. Vorrei assolutamente che arrivasse, ma dobbiamo verificare prima cosa vuole fare Raiola una volta datoci Pogba. Stessa cosa vale con Ken, Yattaren, questi giocatori che lui ci ha pioppato e li usa come una sorta di seminato che poi andrà a raccogliere con i frutti. Attenzione veramente, perché è un momento delicato, Raiola lo sa e sta utilizzando la Juve perché i soldi comunque li ha per pagare, però non è ancora sana, quindi ci illude che comprando dei giocatori che lui ci consiglia torneremo grandi, ma lui in realtà non gliene frega niente che De Ligt faccia bene da noi, Pogba faccia bene da noi, così come gli altri. Gli interessa cuccarsi i soldi e fa uguale con le altre società, solo che le altre società hanno una progettualità seria e quindi riescono in qualche modo sempre a sgavignarsela e a migliorarsi andando a fare degli obiettivi importanti, a vincere trofei europei come il Chelsea e chi per essi. Mentre noi non siamo ancora in grado perché abbiamo una gestione molto familiare, molto sentimentale, ci affezioniamo ai giocatori, a giocatori che poi sicuramente non staranno da noi e quindi questo crea veramente disagio all'interno dello spogliatoio e dell'ambiente. Quindi attenzione soprattutto a questo. Quindi questa è la mia opinione, non dobbiamo essere ostaggio di Raiola, io piano piano cercherò di andare su procuratori più seri che ti danno giocatori per magari 5 anni ma che possono, puoi investire su di loro, tenerteli e crescerli. Questo è il nostro obiettivo. Quindi non basta andare su top talenti, dobbiamo avere anche dei procuratori che ci sostengono e ci aiutano a crescere. Quindi che non pensano solo alle sue alle loro tasche, ma anche a noi. Quindi questa è un'altra cosa importante. Poi vi volevo dire due parole sulla conferenza di Allegri. Mi è piaciuto moltissimo, forse è stata la conferenza più bella che ha fatto da quando è seduto sulla panchina di nuovo della Juve, perché ha messo la pressione sul Milan dicendo che loro devono vincerla e noi non abbiamo, diciamo, questa impellenza, quindi è una partita che conta più per il Milan. E poi mi è piaciuto anche il modo in cui ha scherzato con i giornalisti su difesa 3 e difesa 4, perché in questo modo qua ha allentato veramente le ansie della Juve e secondo me ha creato una compattezza nello spogliatoio nel pre-partita, facendo capire che non c'è nessuno che è titolare fisso, ma che tutti possono dare il loro contributo e quindi sceglierà l'ultimo, anche gli ultimi ballottaggi tra difesa, centrocampo e attacco. Fatemi sapere cosa pensate del video, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ancora un ringraziamento a tutti i ragazzi per esserci sempre. Ciao!